Allora, dicevo, vi voglio un attimo dare due avvisi relativi al calendario. Il primo avviso, vi metto poi questa immagine, questo file sul gruppo Telegram e anche negli avvisi del corso, ma ci tenevo a dirlo subito in aula. Come già succede sugli altri corsi, anche per informatica ci saranno delle attività di tutorato, no? Tutorato significa che sono dei ragazzi che in orari esterni al corso possono darvi una mano se avete bisogno di fare domande, vedere esercizi insieme o altre cose, no? È stato definito un calendario che parte dalla settimana prossima, quindi dal 7 novembre in avanti, e andrà avanti fino alla fine del semestre, e poi ci saranno delle ore aggiuntive anche durante la sessione di esame. Okay? Questi sono dei ragazzi che sono, cioè sono delle ore di tutorato che sono trasversali rispetto ai corsi, quindi non sono legate, diciamo così, al nostro corso, numero 3 quanto siamo, con i nostri docenti. C'è un calendario, ci sono 4, diciamo così, blocchi di tutorato che sono identificati da questi 4 colori. Un blocco a lunedì che si terrà in lingua inglese, principalmente per gli studenti del corso in inglese. Poi ci sarà un blocco al martedì che sarà dalle 4 alle 5 e mezza oppure dalle 5 e mezza alle 7, stesso orario il mercoledì che sono questi gialli, stesso orario il venerdì che sono questi azzurri. In ciascuno di questi blocchi sono indicate un gruppo di corsi, noi in teoria saremo in questo gruppo giallo, no? Informatica, elettronica, energetica eccetera, ma non è vincolante, questo è stato definito più o meno per dare una divisione in gruppi e non sovrapporsi con i vari tipi di orari, anche se in realtà ad esempio il mercoledì il primo blocco giallo si sovrappone con una squadra di laboratorio, ma non è vincolante, come dicevo, sia come tipo di corso sia come cognome potete andare dove preferite. Noi abbiamo cercato di dare un primo bilanciamento così per essere sicuri che non vanno tutti nello stesso orario, però potete, diciamo così, andare se vi serve dove ritenete più opportuno. Qui ci sono le date, vedete che le prime date sono l'8 o il 9 novembre in aula di ECC. Alcune di queste sessioni saranno sessioni online, in remoto, che sono identificate qua col termine Virtual Classroom, dove nel PDF c'è il link direttamente per entrare nella stanza remota. Quindi sono questi due link virtuali, e quindi martedì, mercoledì e venerdì. Dalla settimana prossima, essenzialmente per tutte le settimane di corso, sia alle 4 che alle 5.30 ci sono, quindi sono 6 ore alla settimana, 6 slot alla settimana da qua alla fine del corso. Se avete piacere, se avete bisogno, no, approfittatene, non c'è nulla di peggio che pagare gli studenti per andare lì ed aspettare. No? Quindi, poi vedrete, poi si organizzeranno loro, nel senso che alcuni di questi tutori preferiscono proporre loro gli esercizi, altri preferiscono rispondere alle domande, diciamo così, potete contattare direttamente, ci sono anche le mail per poter chiedere come si intendono organizzarsi. Questo era il primo avviso, devo metterlo poi con calma anche col file da vedere. Il secondo avviso è relativo al calendario, alle festività che ci aspettano. Quello di lunedì chiaramente abbiamo fatto tutti ponte e va bene. Io non faccio recuperi strani, azzardati alle 2 di notte, sabato mattina, la domenica, eccetera. Cerco di rimanere nelle ore che mi vengono assegnate. Ci sono però due eccezioni, che sono l'8 dicembre e il 20 qualcosa di dicembre, che cadono di giovedì. No? E giovedì abbiamo due turni di laboratorio. Allora, mi dispiaceva molto avere il laboratorio per il turno del mercoledì e non il giovedì, perché si creava una simmetria nel corso. Allora, solo per quelle due volte ho trovato la possibilità di fare il laboratorio delle squadre 1 e 2, che normalmente sono al giovedì, anticiparlo al mercoledì, al termine della lezione. Ok, quindi il 7 dicembre, dalle 11.30 che ci sarà la lezione, alle 14.30 c'è la lezione, poi dalle 14.30 alle 16 facciamo una squadra di laboratorio e dalle 16 alle 17.30 c'è la seconda squadra di laboratorio.
queste due squadre saranno qua live, qual è quello che c'è qua, due, no? Se non sbaglio, quello che usate tutte le settimane. E quindi il giovedì ovviamente salta perché è festivo. Questa è la squadra di laboratorio 3 normale, questa è la squadra di laboratorio 1 e 2 che vengono anticipate di un giorno. Adesso vediamo poi in quale squadra andare, diciamo così, al limite lo possiamo gestire con flessibilità, giusto per non intasare il primo turno con troppe persone. E la stessa cosa succederà il 21 dicembre, perché il 22 dicembre è già sospensione didattica, ci sono già le vacanze di Natale il giovedì precedente, e quindi facciamo lo stesso giochino, i turni del giovedì li anticipiamo al mercoledì. Ok? Ci sono solo queste due variazioni, per il resto dovremo rispettare l'orario normale e quindi eventuali festività ce le becchiamo, ce le godiamo. Non so ancora darvi i dettagli, no? Ma nelle ultime due settimane del corso, che sono appunto la settimana 13, che è quella prima di Natale, la settimana 14, che è quella settimana malata dopo le vacanze, nelle ore probabilmente di laboratorio, forse di aula, adesso lo vedremo, ma probabilmente di laboratorio, non faremo l'esercitazione tradizionale, ma faremo una cosiddetta simulazione d'esame. Se riusciamo ne facciamo due, se no ne faremo almeno una. No? La simulazione d'esame significa semplicemente che farete gli esercizi come se fossimo all'esame, quindi usando lo stesso sistema online, no, che poi ci sarà durante l'esame, quindi la versione di PyCharm dentro un, diciamo così, un browser web, dentro una macchina virtuale, che è poi quella che userete all'esame. Ok? Adesso ci organizziamo bene perché dovremmo farlo, cadenzarlo sui vari corsi, eccetera, però è un'opportunità che secondo me non dovete perdere, perché vi permette di vedere esattamente, no, come saranno configurate le macchine durante l'esame. Adesso non sarà esattamente come l'esame, perché avremo dei tempi più ridotti, no? L'esame normalmente dura un'ora e mezza complessiva, no, netta, al netto di entrare e uscire, eccetera, eccetera, no? Mentre qua avremo un'ora e mezza totale lorda, quindi daremo qualche cosa di un pochino più facile, un pochino più rapido da risolvere, ma almeno il meccanismo, no, di funzionamento del sistema lo proviamo prima, okay? Però su questo appunto dobbiamo ancora organizzarci nel dettaglio per capire in quale date farlo, ma ve lo faremo sapere, in modo che prima dell'esame abbiate modo di provare. Quello che sperate che vi dica, cioè le date dell'esame non le so ancora, quindi non ve le dico, non me l'hanno ancora comunicato neppure a me, quindi lo scopriremo insieme. Ok, basta con gli avvisi, e poi queste varie cose sui laboratori ve le ricorderò poi, no, strada facendo man mano che ci avviciniamo.